è stata l'ultima residenza di Vincenzo Florio, l'ideatore della storica gara automobilistica, un'antica tonnara sul Golfo di Palermo dove vive Silvana Paladino. Silvana, grazie per averci aperto le porte di questa sua particolarissima casa, perché questa non è una casa proprio normalissima. Assolutamente no. Questa è una tonnara che è stata in pesca fino al 1912 e che è stata utilizzata dai Florio per venirci a passare il weekend o una colazione, non più di tanto. Poi diventò abitazione. E lei vive qui da quanto tempo? Vivo qua da quando mi sono sposata, 52 anni. A parte che ci sono anche cresciuta perché le nostre famiglie erano amiche. Ma Cece e io siamo sempre stati dei giramondo, giravamo ovunque. Era la nostra base. Dove questa casa. Eravamo sempre, questa casa era il nostro punto fermo nella vita. È ricca di tantissimi oggetti che vengono da varie parti del mondo, perché sì, vedo cioè, di tutto. Ma sembra anche un po' sudamericana come casa, che colori. Ma sa, dico, sono tutti i viaggi dei vecchi Florio, quelli nostri, le sensazioni, i ricordi, i souvenir che si sono portati, e quindi si accumulano. Si accumulano in tutte le belle case. Qui vedo bicchieri a non finire. Ah, questi sono i ricordi dei pasti di altri tempi, tutti i rimasugli dei servizi di bicchieri dell'epoca d'oro dei Florio. Ma li usa ancora oggi? Beh, in certe occasioni, certe volte sì, perché è divertente, non ogni giorno. No, ma li vedo impegnativi alcuni, sì. E tutti questi quadri invece? Questi quadri sono tutti quadri di Vincenzo Florio, che era un uomo eclettico, perché dipingeva, disegnava vestiti, stoffe. Un artista, vero? Un grande artista, decisamente sì. Mantenere una struttura come questa tonnara a 9.000 metri quadri è impegnativo, anche costoso. All'anima se è costoso, impegnativo. E noi siamo persone che viviamo di lavoro, non è che abbiamo patrimoni dietro le spalle. È una manutenzione continua, ordinaria, che si deve fare. Per fortuna io sono una pessima padrona di casa che se ne frega se c'è una polvere in più, se no dovrei avere almeno 5 persone di servizio. È l'unico modo forse per andare avanti. Questo che cosa sono? Sono i cassetti dell'antica spezieria dei Florio che aprirono appena arrivati dalla Calabria a Palermo e con la quale cominciarono a fare la loro fortuna. Però ora andiamo a vedere la stanza più divertente della casa. Ma questa è una meraviglia! Che cos'è questa stanza? Questa è la stanza dei Quattro Pizzi, che è stato un amusement dell'architetto Giaccheri, che era un architetto industriale, che insieme ai Florio si divertirono a fare questa costruzione. E piacque talmente tanto che quando la zarina venne a svernare qua perché era malata e quindi l'aria di mare gli faceva bene, se ne è innamorato al punto che la commissionò a Giaccheri e l'ha fatta riprodurre identica, precisa, a Petergoff, città dell'acqua. Uguale, esiste ancora oggi e ci sono i libri che lo dimostrano. Mi toccherà andare a vedere se è vero, però. Io direi di sì, sarebbe interessante.